Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi andremo a vedere molto velocemente, in maniera pratica e semplice, come realizzare il nodo costrittore per elastici potenziato. Anche perché mi stavo mettendo a rifare questi nodi ad uno dei miei Matador, l'86, che è quello che utilizzo di più sott'acqua, quindi quale migliore occasione per farvi vedere come realizzo da sempre questo nodo qui in maniera potenziata, ragazzi. Anche perché a mare, come potete vedere, non potevo andarci. Io quando ho del tempo libero mi piace dilettarmi a fare queste cose qui, anche se al ritorno da ogni pescata, come faccio vedere in questo video qua, svolgo sempre tutta la manutenzione ordinaria in maniera molto veloce, quindi dell'acqua scooter, del fucile, eccetera eccetera, perché mi piace entrare in acqua con l'attrezzatura in perfetto stato. Non mi piacciono gli inconvenienti, raga. Ma perché nodo costruttore potenziato? Intanto andiamo entrando in uno dei miei tre laboratori, che è il più piccolino ma abbastanza attrezzato. Perché, ragazzi, nodo costrittore potenziato? Perché, parliamoci chiaro, raga, è tra i nodi forse il più temuto dai pescatori subacquei, perché abbiamo sempre paura che si possa sboccolare questo elastico e rischiamo o di farci male o di perdere la pescata. Se andiamo in acqua con un unico fucile e non sappiamo rifare il nodo, là perdiamo una bella occasione per poterci divertire. Oppure, anche se sappiamo fare il nodo, raga, metterci lì invece di pescare a rifare il nodo qua e là è una bella rottura dico io adesso, no? E quindi, ragazzi, andiamo subito nello specifico a vedere come realizzare questo nodo potenziato. Allora, ragazzi, quello che ci servirà sarà tutto quello che vedete in questo tavolo di Nema da 1,5, quello che utilizzo io. Quello che faremo è andare a tagliare un bel pezzetto di Dinema. Eccolo qui. Perché la cera? Non dobbiamo accendere nessuna candela a nessun santo, nemmeno a San Fabio. Ma quello che dovremo fare sarà questo. Vedete? Andare a far scivolare praticamente il dinema nella candela. Questo servirà in modo che quando andremo a fare il nodo costrittore, il dinema scivolerà durante il nodo molto agevolmente e non si rovinerà nemmeno. Ecco qui, fatta questa operazione, ragazzi, prendiamo il nostro elastico. Questa è la posizione. Ecco qui. Raga, non vi mettete a fare confusione, impappinarvi, prendete sto capo, prendete quest'altro capo. No, uno solo dovete utilizzarne. Lasciate un pochettino più spazio da una parte, mettete il dito qui. E adesso andiamo molto velocemente a far vedere come si esegue il nodo costrittore normale. Raga, così mi mettete in soggezione, però tutti gli occhi puntati in questo modo mi state facendo venire l'ansia. Alexa, aiutami. Non lo so. E quando mai, raga? Non lo so. Questa qua è una mangia energia a tradimento. Cioè, la mantengo per niente. Vabbè, ci penso io, come al solito. Raga, come al solito. Musica! Ragazzi, la musica per me è benzina pura. Allora, prendiamo un capo. Questo qui, e muoveremo solo questo. Cosa me ne frega se hai smesso di pensare a me? Se resto da solo, amore nessuno. Se l'uomo che sta accanto a te lo tieni per far rabbia a me, lascialo andare, fargli del male. Love.
questo è il nodo costrittore, poi lo sposteremo nella giusta distanza dove lo dobbiamo inserire e andremo a stringere un po' in modo che non si allenti. Ora, e ovviamente si può utilizzare la morsa, si possono fare due asole qua laterali, ma io molto in maniera molto pratica prendo sempre un lato, faccio un giro così, dall'altra parte prendo un altro capo, faccio un giro così e vado a stringere. Attenzione a non farvi male, ovviamente si deve stringere proprio a livello più in alto e si stringe. Nodo costrittore semplice. Ma ora noi, come aggiunta, cosa andremo a fare? Ed è da sempre che lo faccio, ci sono tanti nodi che si possono fare. Vado a realizzare, come state vedendo, con i due capi che sono rimasti, un nodo semplice che andrò a stringere nella parte posteriore del nodo stesso. Prendo nuovamente i due capi, ragazzi, uno e due, vado a serrare, dopo che ho serrato taglio le estremità, procuratevi delle forbici che taglino bene, vado a bruciare, raga, la parte terminale, la incollo con la parte posteriore dell'accendino sul dinema stesso, vado a incollarla sul dinema stesso, eccolo qui il nodo, e poi, ragazzi, utilizzerò una goccia, ma una goccia soltanto, di Attac in questo nodo semplice che abbiamo realizzato. Stop alle telefonate. Ed ecco a voi, ragazzi, finito il nodo costrittore potenziato, che è il nodo che utilizzo da una vita nella pesca sub. Possiamo dire, ragazzi, che questo è il nodo più ideale per tutti coloro che soffrono d'ansia. Io non soffro d'ansia, ragazzi, però sono scrupoloso e preciso nelle mie cose, e questo è quello che mi dà più sicurezza. Nella prossima puntata, ragazzi, andremo a vedere come realizzare un'asola e come inserirla agevolmente all'interno degli elastici, perché quello, ragazzi, è un passaggio fondamentale anche per far sì che l'elastico non si svoccoli. Però un argomento specifico alla volta. Ragazzi, se vi è piaciuto il video, se l'avete trovato utile, non siate stitici, è brutta la stitichezza, ragazzi, ma mettete un bel like, ragazzi, e iscrivetevi al canale, per voi è gratis, ma per me sicuramente sarà uno stimolo in più vedere che vi piacciono i miei video, i miei contenuti, le mie avventure, per far sì che io possa continuare a pubblicare e a farlo sempre con più entusiasmo. Buon mare a tutti, ragazzi, e alla prossima! Non posso perderti, l'amore è...